ragazzi, io sono Martex, bentornati su un nuovo video di Fortnite. Raga, non vedo l'ora di buttarmi all'interno dello shop giornaliero perché è veramente fire. Ma prima partiamo con delle piccolissime, davvero piccole, notizie quotidiane. Ieri si è parlato di Donato Mostarda, esattamente ragazzi, siamo tornati a Donato Mostarda. E soprattutto del suo profilo Twitter, in quanto quest'ultimo risulterebbe essere stato hackerato, non si sa da chi. Questa persona poi ha cominciato a twittare un sacco di scemenze tramite il profilo del povero Donato Mostarda, raga, povero lui. Cose del tipo 10.000 retweet e rilasceremo nello shop giornaliero la Recon Expert. Oppure ancora Jarvis continua a piangere amico. Winter Royale solo e poi cose così, ragazzi, davvero un vero trollone. E circa 4 ore fa dal momento in cui sto registrando questo video, il profilo è tornato nelle mani di Donato Mostarda. Infatti ha twittato proprio questo: ehi, sono tornato, grazie mille a Twitter per avermi fatto riavere l'account. Che poi ragazzi potrebbe essere stato anche lui, magari ci sta trollando, chi lo sa. Seconda notizia velocissima e andiamo. Non utilizzate gli skin swapper, raga. Esatto, avete capito bene. In molti sanno di che cosa sto parlando, magari altri no. Sappiate che la Epic Games ha cominciato a bannare coloro che utilizzano questi software. Cos'è uno skin swapper? Vi sarà sicuramente capitato di vedere all'interno delle mie live oppure in qualche altro video, soprattutto dei leakers, delle skin che sono all'interno dei file di gioco però che non sono state ancora rilasciate ufficialmente. Quindi immaginate ad esempio una skin che ancora deve uscire nello shop e che è già in possesso da un vostro amico. Ecco, quella persona sta utilizzando uno skin swapper, ovvero raga, in poche parole va a sostituire la propria skin con un'altra. Questa cosa, attenzione, adesso, anche se non dà fastidio a nessun player, perché diciamo che non è un cheat, raga, non è assolutamente questo, è soggetta a dei ban, non inizialmente permanente, perché come potete vedere da questa immagine il player è stato bannato per circa 2 giorni, si può dire. E quindi raga, se avete qualche amico che sta utilizzando questi software, avvisatelo prima che si ritrovi una schermata del genere al momento del login. Adesso andiamo a scoprire lo shop giornaliero e tramite questo vedremo anche qual è stata la scelta della comunità. Andiamo a cliccare, raga. Really? Me lo sentivo, raga, me lo sentivo, è uscita lei, eccola qui. 1200 V-Bucks alla cuginetta del rapace. Quella da 1500, come ho detto ieri, è molto elaborata, molto più bella a livello di design. Però è una di quelle skin che non la vai ad utilizzare alla fine così tanto. Comunque, oddio, raga. Ed abbiamo anche la wrap di Really, raga, Wild X da 300 V-Bucks. Scorriamo velocemente, molto bello, ragazzi. Questo color magenta super luminoso, mi piace. Mi piace tantissimo. Grazie mille Daniel per questa wrap, gentilissimo. Andiamo avanti. Per ciò che riguarda invece le emote, raga, oggi abbiamo qualcosa di veramente epico. Adesso, raga, abbiamo pollice in su. Ed anche lei, udite udite, non usciva da 459 giorni. Bellissima, prima apparizione stagione 4 ed è l'ultima volta che l'abbiamo vista. Ovviamente entrambi emote da 200 V-Bucks, perché stiamo parlando di emote non comuni, ma sono bellissime, davvero belle. Pollice in giù poi è la stessa cosa, ma al contrario, quindi raga, dobbiamo averle all'interno del nostro armadietto. Ultime emote dello shop di oggi, feeling. Carino raga, ci sta, dai. Però le sorprese non sono finite. Perché la pianta carnivora, esatto, proprio lei, ma quanto è brutta. Non usciva dal 19 gennaio 2019, ragazzi, esatto. Quindi sono passati ben 312 giorni della sua ultima apparizione nello shop giornaliero. Parecchio tempo, ovviamente non ai livelli del pollice in su, però vabbè raga, ascoltiamo questo. Cosa? E questo effetto, raga? Ma è nuovo? Non c'era, non era così ragazzi, non c'era. No raga, no. Mi sta prendendo in giro la Epic. What? Vabbè, andiamo avanti. Ok, questo mi piace, 1200 V-Bucks, però sono rimasto un po' scosso con questo piccone. Vabbè. Difensore scarlatto, 800 V-Bucks per una skin non comune, molto ben fatta, e che ultimamente la vedo indossare parecchie volte. Rio Grande invece è una skin discreta, costa 1200 V-Bucks, quindi costicchia. Magari l'avrei fatta anche senza backpack e le avrei dato un costo da 800, che dite ragazzi? Soprattutto così, vedete, senza cappello da cowboy, molto meglio. Abbiamo quasi finito, abbiamo Moxie e Pigiama Party. Che bella skin questa qui, l'ho rivalutata, sapete? Utilizzandola poi in partita dovete sapere che non è così tanto brutta come si presenta qui nello shop. Quindi qualcosa di positivo a suo favore. E poi procediamo al suo piccone. Buonanotte. Sapete che? Mi ero proprio dimenticato di averlo nell'armadietto. Ma andiamo avanti. No, vabbè raga, che sound. Io dormo ragazzi.
Andiamo. Questa invece no, questa non mi è mai piaciuta, l'ho detto tante volte, animata, ma dove è animata? Ma per favore, dai. Questa qui non è proprio una wrap da 500 V-Bucks, assolutamente no, dovrebbe essere modificata da parte di Epic Games, dovrebbero rimuovere anche la scritta animato. Asha Randell, ascoltiamo. Brawl Stars x Fortnite, ci sta, procediamo con questa. Vabbè, 300 V-Bucks, così. La skin invece è molto bella. E vado a cliccare subito su anteprima stili perché, raga, il suo secondo stile, il secondo stile di Moxie è fantastico. Guardate qui, è proprio fuori di testa, è meraviglioso. Abbiamo proprio un alter ego all'interno dello shop. Skin lucente da una parte, tutta angioletta, e poi skin oscura. Mi piace un sacco. Come sempre, raga, vi ricordo che potete supportarmi tramite tutti i vostri acquisti cliccando qui in basso a destra sulla scritta supporto un creatore e digitando poi al centro della schermata il mio code JKRMartex, tutto attaccato. Cliccate su accetta e lo riaggiornate ogni 14 giorni. Io spero che questo video sia stato di vostro gradimento e che soprattutto vi abbia tenuto compagnia. Se così fosse, mi raccomando, lasciate un bel like, condividete il video con tutti i vostri amici, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Noi ci becchiamo in live oppure in un prossimo video. Un salutone da Martex. Ciao, brothers!